I ragazzi della quarta B dell'Istituto Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano hanno incontrato i cittadini per sapere la loro opinione in merito alla legalità nel fabrianese. Nella vita di tutti i giorni si imbatte in comportamenti che potrebbe ritenere mafiosi? Allora, qui nella nostra città è difficile, adesso la mafiosa è una parola un po' grande, diciamo. Comunque degli atteggiamenti simili, tra virgolette, possono anche capitare. Ma ai livelli come città di Fabriano non credo assolutamente, anche perché sarebbe eccessivo a dire infiltrazioni mafiose in una cittadina così piccola, non credo proprio. E in qualche occasione sì. Anche se Fabriano e le Marche sicuramente non sono delle zone da infiltrazione mafiosa nel senso classico del termine, però ci sono degli atteggiamenti tipo quello di mandare avanti, raccomandati o persone che non meritano di essere arrivati dove potrebbero arrivare, che potrebbe uno definire, tra virgolette, mafiosi. Beh, in base diciamo alla mia esperienza personale, in ambito lavorativo probabilmente sì, cioè un po' un luogo comune, però se non hai le giuste conoscenze forse hai un po' più di difficoltà rispetto agli altri, poi soprattutto in un periodo come questo. No, questo per adesso no. Beh, a volte può capitare. Il comportamento mafioso è quando a volte ci può stare una lieve minaccia, ma anche addirittura a volte la persona ti utilizza per ottenere quello che vuole. E in quale settore secondo lei ci sono più infiltrazioni mafiose? Allora, sempre riguardo il nostro territorio, io voglio sperare e credo che non ci siano infiltrazioni mafiose, come dicevo prima. E comunque se proprio dovessero esserci degli interessi, credo al giorno d'oggi forse va molto l'attenzione sul discorso dell'ecologia, quindi dello smaltimento dei rifiuti, eccetera. Qui a Fabriano non credo, magari possono esserci delle agevolazioni a livello di conoscenze, ecco, che uno ottiene qualcosa tramite conoscenza, ma non a livello mafioso, a livello così, cioè mafioso è una parola grossa, inesistente qui a Fabriano, sicurissima. Nell'edilizia, nel commercio. Beh, secondo me nell'edilizia. Ma forse i settori dove ci sono diversi ruoli di responsabilità, più ci sono ruoli di responsabilità e di potere e ci possono essere delle infiltrazioni. Ma direi sia ripeto, non sto parlando di mafia nel senso stretto del termine, cioè non parlo della mafia siciliana, parlo di atteggiamenti, di favoritismi, sono comuni sia nel pubblico che nel privato.